da in cima al Pernice cominciamo a scendere verso la Molucca. Il tempo non è proprio fantastico, però basta che non piova, quindi piano piano andiamo in giù. Eccoci qui alla Molucca, il tempo tiene, pausa pranzo, cominciamo poi a fare le nostre esplorazioni. Di qua teoricamente, anzi praticamente, c'è il sentiero che scende, scende, scende e che poi a lungo andare si collega con Cossogno, sembra impossibile però è vero. Seguendo i cavi sopra di noi si trovano sempre cose inaspettate, tipo un'altra struttura seduta. Accidenti, dovrebbe essere una slitta questa. Adesso provo a estrarla e vediamo cos'è. Sì, è una vecchia struttura dove qui scorreva il cavo. Qui c'è proprio la sede del cavo. Ma questo penso che sia per là, per tenerlo su, per pensare era una portante, non è traente, l'ho sollevato, capito? Penso che sia stato per quello. Attento che vai giù, che è abbastanza pesante, ti porta giù. Che bei ritrovamenti che stiamo facendo. Sopra di noi i cavi si danno poco, però questo, eccolo qua, ormai tutto rotto, che finisce a terra. Qui già li sale dove ci sono i fili. Baserga, ciao Alice, la strada che sale. Siamo un po' attaccati su, siamo attaccati sulle rocce, ma va bene, va bene. Va bene, oggi è lunedì, i parrucchieri sono chiusi, non possiamo andare a tagliarci i capelli. Ecco, cominciamo a vedere muretti. Inizia qui la nostra seconda avventura per cercare di capire se una volta c'era sentiero che arrivava fino sul Cavale Tum. Beh, cominciamo a vedere dei segni tangibili che molto probabilmente qualcosa c'era. Abbiamo seguito una traccia di sentiero, abbiamo trovato muretti. Adesso piano piano andiamo avanti, adesso c'è da capire se la traccia è in questa direzione oppure in quella direzione di sopra. Quindi adesso ci dividiamo, uno va di qua e uno va di là e vediamo cosa troviamo. Io sono sotto, Gianni è sopra, anche questo un sentiero che sembra evidente, passa poi attraverso i faggi, per cui molto probabilmente li hanno lasciati anche per dare sostegno. Gianni di sopra,
Allora, siamo arrivati a un dunque. Lì c'è un muretto. Scendendo da questo sentiero si prosegue in questa direzione e c'è il sentiero che va alla Molucca. Invece, prendendo questo altro sentiero più basso, pensiamo che si possa arrivare al Cavaletun. Questo sentiero, eccolo qua. Questo sentiero si possa andare al Cavaletun. Infatti il Cavaletun è là. Il sentiero, l'apparenza di sentiero, fa una traccia nel prato fino ad arrivare a questa che poteva essere una carbonera. Abbiamo trovato il muretto. Ecco lì. Dalla carbonera un'altra traccia con un muretto. Magari c'erano anche dei fili a sbalzo che permettevano anche il trasporto. Qui sembrerebbe fattibile la, c'è una discesa. Siamo proprio dei tornanti. E lì è il Cavaletun, eh? E lì, eh? La Molucca da quella parte, il Cavaletun è sopra di noi, lì. Bisogna solo trovare la traccia per poter attraversare il fiume e poter risalire. Sempre tracce del passato, una carrucola sui fili ormai abbandonati. Adesso abbiamo il problema della valle. Abbiamo trovato, visto le tracce di muretto là e un sentiero che sembrerebbe tagliasse fuori in quella zona. Adesso proviamo ad andare a vedere cosa, come potrebbe essere. Magari è anche scivolato via tutto, eh. Ci sono anche delle tracce là che salgono. Tac 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 tac. È andato a fuoco la mia mano, lo so. Qua c'è una traccia che sale. Da sotto la cascata, qua, c'è una traccia che sale. In diagonale. Non riusciamo a capire come fare a andare su una traccia che ci pare evidente di lì, perché adesso Gianni è sotto, lì c'è una valanga davanti a lui, ma adesso lì non riuscirà a salire. Accidenti, l'avventura finisce qua, anzi è ancora lunga adesso, perché il sentiero è là che attraversa e va fuori, ma non riusciamo a attraversare la valle perché è andato via qualcosa. Siamo arrivati fino a una parete liscia e non si riesce più ad andare in su. Purtroppo dobbiamo desistere, peccato perché ci sono i muretti, c'è tutto dall'altra parte e noi non possiamo attraversare la valle. Cavaletun è lì, pensa, è lì, eh? È lì. Dove c'è la neve? È proprio lì. Stiamo risalendo, abbiamo trovato un sentiero che molto probabilmente porta nei pressi, diciamo, del piso pernice, ecco, Courgette che sia. Dolmen, bellissimi. Ritenteremo sicuramente la prossima volta come fare ad attraversare la valle, perché il sentiero c'è, per cui vorremmo sicuramente collegare Molucca con il Cavaletun. Abbiamo già progettato come fare a completare tutto il giro e se non questa settimana prossima
Adesso, tanto per lustrarci gli occhi, andiamo con lo zoom, dove si vede dal Cavale Thun il sentiero che viene fuori, e questo qui sarà quello che ci porterà su da giù, su e poi prachete. Just do it. Quasi siamo saliti in direttissima pernice. Nebbia, neve, carte indicatori, paesaggio anche qui suggestivo. E adesso finalmente andiamo alla macchina e poi va a avere una bella birretta, se facciamo in tempo. Lo so, il video è un po' mosso, ma è stata una giornata interessante, eh? Un po' sudato, e non è la nebbia che si è condensata, eh? È stato veramente faticoso, veramente faticoso.